30 minuti di tempo. Non è tanto facile dopo il consigliere del padre prendere la parola. Comunque non parlerò a braccio, io non ne sono capace. Ho lavorato a produrre questo intervento che adesso mi accingo all'arroganza pazzesca. Dall'alto dei 63.000 dipendenti del Comune di Roma, non tiene confronti con i carico di intesa che sono andato a guardare a 70.000 dipendenti. Credo che non si potrebbe riprendere. Abbiamo chiesto il permesso, siamo stati autorizzati. Lo fa vedere così. Solo lui. Spiega a tutti, mi sono dimenticato di dirlo, che il Movimento 5 Stelle ha chiesto la possibilità di effettuare le presentazioni della seduta odierna e ma chi l'ha approvato? La capigruppo, l'ufficio di presidenza o lei da solo? Il presidente può e non può, e non può. C'è scritto che deve approvare l'ufficio di presidenza e il capigruppo l'ok alla ripresa. Lei da solo può procedere con Sierra Zara. Ah, quindi lei continua a fare il presidente quello della fonzofila. Vabbè, allora chiudiamo tra 6 mesi sto bilancio, lo fa 5 e mezzo. I 37.000 dipendenti dell'Enel che guardano il numero di quelli che lavorano nelle società controllate o partecipate dal territorio. I 62.000 dipendenti del Comune di Roma sono gli abitanti di una città come Viterbo. Da quando si è insediata l'amministrazione guidata da Alemanno, le assunzioni sono andate avanti a passo di carica. Si può calcolare che il personale delle aziende che fanno capo al Campidoglio si è cresciuto di almeno 3.500 unità negli ultimi 3 anni. Alla fine dello scorso anno ATAC aveva 12.800 dipendenti, numero paragonabile a quello di Alitalia. Il sindaco Marino, parlando con le opposizioni dai numeri, 800 milioni di squilibrio, 475 scaricati sul Salva Roma, 300 che arriveranno dalla regione, 22 dai dividendi di Acea. Il resto casi drastici, 88 sull'ATAC, 131 milioni sui dipartimenti e municipi, i più colpiti sono la mobilità, in barba alla Petrocina. L'ambiente, il 39 milioni in meno, le attività produttive, il turismo, lo sport, la sovrintendenza, si salvano solo i servizi sociali, la scuola e l'infrastruttura. Azzerate le spese per la sicurezza, azzerate, il taglio è quasi dell'84%. Nei territori, lacrime e sangue, 6 milioni in meno al 15°, meno 4 al centro storico e così via. I diritti che guadagnano sono l'EUR, le franchise e una cifra di lingua verso lo Stato. Il Campidoglio che fa rientrare anche i mancati trasferimenti alla regione, abbiamo detto 400 milioni. La denuncia di Marino però arriva a Tarsiva. Gli elementi per accorgersi della situazione li aveva anche al momento dell'insediamento. Possibile che né lui e nei suoi collaboratori, né l'assessore al bilancio, nel frattempo impegnato ancora nel suo ruolo di magistrato contabile, si siano andati a leggere le sue relazioni? In fin dei conti si tratta di un documento di sole 216 pagine. Perché non si è provveduto all'assestamento ritenuto necessario dalla relazione di Alemanno? Siamo così giunti con colpevole ritardo ad ottobre e mancano ancora 875 milioni. Ma forse si mettono insieme cose diverse, si confonde l'esercizio con la competenza per garantire in base alle disposizioni di legge l'equilibrio di bilancio 2013. In campagna elettorale Marino diceva: occorre guidare la città su un sentiero diverso, non voglio più incontrare gente in strada che soffre, persone che si lamentano per le buche sulle strade, mezzi pubblici che non si sa quando passano, non voglio vedere scuole elementari che cadono a pezzi, occorre però che noi che per primi facciamo la nostra parte. Prometteva 500 euro per il reddito minimo e 700 euro per il bonus casa, nell'indifferenza anche di quest'aula di oggi. Poi il sindaco Marino ha giocato a pedonalizzare i fori, ignorando tutti i segnali che avrebbero dovuto portare a varare l'assestamento di bilancio per gestire il deficit. Lo ha fatto esclusivamente per consentire l'inizio dei lavori per il cantiere della Metro C, con la complicità ed il silenzio ipocrita di tutta questa maggioranza. Il dissesto attuale è da attribuire principalmente al famoso capitalismo municipale, le proprietà di aziende SPA in capo al comune, che è stato troppo spesso il meccanismo con cui la nostra città ha occultato squilibri di bilancio. La trasformazione di uffici e funzioni in aziende e società per azioni ha consentito di non contabilizzare le sue perdite di bilancio. Quello che notiamo negli ultimi 20 anni è che c'è stato un arretramento della proprietà statale con operazioni bisennali. Non c'è stata solo Acea, mentre il comune vendeva e dismetteva, dall'altra acquistava. È stato un gioco a somma zero che non ha portato benefici, anzi ha moltiplicato le inefficienze, perché gli enti locali non sono più efficienti dello Stato. E nel frattempo abbiamo inserito la riforma del titolo V, attribuendo competenze e scarse sincroni di bilancio. Prima
prima o poi, probabilmente prima, qualcuno dovrà spiegare alla politica cosa significa gestire i servizi pubblici locali. Però chiedo al Presidente che si faccia silenzio, perché va bene l'assenza del Presidente, va bene che non ascolta nessuno, però esigo silenzio da tutti i consiglieri. Presidente, parlo fuori, con calma e fanno la riunione, tanto è in corso una riunione della Presidente Alfonsi, quindi potete andare fuori tranquillamente e non rompere le scatole. Però lei noi siamo in silenzio, è giusto, ma lei abbia rispetto del consiglio moderando i termini. Prima o poi qualcuno dovrà spiegare alla politica cosa significa gestire i servizi pubblici locali con criteri di efficienza e di economicità, non con tagli alla spesa, concessioni di immobili, con aiuti dal governo e dalla regione, nuove tasse autorizzate dal papà prefetto e mamma governo. Come la Trise è istituito in tutti i comuni un tributo di servizi comunali denominato Trise, che si articola in due componenti: la prima copertura dei costi per la gestione dei rifiuti urbani, la seconda a fronte della copertura dei costi relativi ai servizi invisibili dei comuni, recita così la bozza di legge, per un tributo che sostituisce l'IMU e la TARES. Capisco Albert che voglia votare adesso, ma deve prima ascoltarmi. E inoltre, secondo una delle norme approvate dal governo Letta, il comune potrà aumentare l'aliquota della nazionale IRPEF, attualmente fissata al 0,99 e di ulteriore 0,3, che sommando per proporzione significa tradurlo in un aumento del 40%. Com'era, sapete, i numeri sono fatti così per essere interpretati a seconda delle esigenze e diciamo, a seconda delle proprie capacità e proprie, non viene la parola, comunque competenze. Non è com'era prevedibile, infatti, il Campidoglio sta valutando eventuali aumenti alle tariffe comunali al fine di far quadrare i conti entro la fine del mese e poter finalmente approvare il bilancio previsionale 2013, e ce ne ritroveremo sicuramente nel bilancio 2014. Al vaglio delle commissioni capitoline c'è ora una delibera che prevede una serie di modifiche su alcune tariffe applicate per l'anno 2012 e l'introduzione di nuove in vari settori. Tra queste citiamo le nuove tariffe del sindaco Marino per la Polizia Municipale e la modifica delle tariffe dei servizi a richieste rese dalla Polizia Locale, l'introduzione della tariffa per gli esami finalizzati al rilascio della patente da parte del personale di altre amministrazioni, l'introduzione della tariffa per il rilascio a privati di immagini di videosorveglianza elaborate dalla sala del sistema di Roma Capitale. Per i trasporti, l'adeguamento della tariffa relativa al rilascio di permessi di accesso al ZTL a seguito della rivalutazione all'indice di inflazione per l'anno 2012, introduzione di nuove tariffe per il trasporto pubblico in linea con la valutazione per il dipartimento promozione dei servizi sociali, l'aggiornamento delle tariffe relative alla concessione di loculi ed aree, non si può neanche più morire in pace, neanche i diritti sulle operazioni effettuate nei cimiteri comunali, adeguandole al tasso di variazione dell'indice dei prezzi al consumo. Il Dipartimento Sviluppo, Infrastrutture e Manutenzione Urbana, la modifica tariffa per la posa di cavi e cavi dotti di proprietà della zona, per il Dipartimento Cultura, la modifica delle tariffe e delle agevolazioni relative al Museo Civico di Zoologia, per il Dipartimento Attività Economiche e Produttive, l'introduzione tariffa mercati rionali, introduzione e modifica della tariffa relativa ai servizi del commercio, l'introduzione della tariffa settore affissione e pubblicità relative alle paline, pensiline di fermate busse d'acqua. Per il segretariato generale, l'introduzione e modifica delle tariffe relative alla riproduzione e rilascio documenti società partecipanti alle gare di appalto. Per il Dipartimento Turismo, l'introduzione e modifica tariffe relative alle attività alberghiere, villaggi turistici e turismo. Per il Dipartimento Programmazione e Attuazione Urbanistica, l'introduzione di tariffa relativa ai servizi tecnici in merito a colture e scissioni completamente proroghe. Per il Dipartimento Risorse Tecnologiche e Servizi Delegati, l'introduzione tariffe per rilascio di elenchi estratti dalle banche dati. Per il Dipartimento Patrimonio, la modifica tariffa sui diritti di istruttoria per accertamento e individuazione beni di proprietà comunale. Per la Sovrintendenza, l'introduzione e modifica tariffe ingresso musei civici, riprese cinematografiche, televisive e pubblicitarie. In particolare l'aumento della ZTL che passa da 590 a 610 euro per l'accesso in centro storico per rappresentanti di commercio, giornalisti, partiti politici, enti locali, sindacati, ambasciate e ordini professionali, da 75 a 76,50 per le forze di polizia, gli operatori sanitari, i medici convenzionati, da 55 a 57 euro quello per le auto del Vaticano, le tariffe per i residenti aumentano di 1 euro o di 2 euro a seconda delle esigenze. Il biglietto d'ingresso al Museo Civico di Zoologia passa da 3,5 euro a 4,5 euro.
mentre viene introdotta una variante tra tariffa residenti e tariffa non residenti che sale a 7 euro. Cambia anche il costo per le riprese fotografiche di beni culturali, la tariffa passa da 51 euro a 66 e la duplicazione e l'uso editoriale passa da 103 euro a 247 euro. Queste sono le tariffe aggiornate del nostro sindaco che non aumenta le tasse. Ma veniamo alle municipalizzate schiacciate dai debiti. La finanza a banca di prestiti obbligazionali, strumenti derivati, interest rate, swap e mutui ha un'anima romana che pochi conoscono. In Pascia, alle più importanti società controllate dal Comune di Roma, la spina dorsale del gruppo Roma Capitale, nascosti nelle pieghe dei bilanci, galleggiano oltre 2 miliardi di euro di debiti contratti con le più importanti banche italiane che ritornano sovente nei nostri investimenti. Da un lato abbiamo Acea, Atacama, Investimenti, Spa, Euro e molte altre. Dall'altra Unicredit, Intesa San Paolo, BNL, Montepaschi di Siena, obbligando le nostre aziende, a un piano di rientro trentennale e al pagamento di interessi passivi elevatissimi. ATAC alla fine dello scorso anno aveva 12.000 dipendenti, quasi 13.000, dal bilancio consolidato 2010, l'ultimo a disposizione, emergeva chiaramente un buco dell'ordine di grandezza di 1 miliardo di euro, che è rimasto nel silenzio dell'azienda sui suoi conti pubblici, e gli stipendi dei dirigenti arrivano a 650.000 euro l'anno, 5 volte lo stipendio del nostro ex direttore di municipio. L'AMA ha 7.800 dipendenti, incremento in 2 anni del 24% con il famoso progetto Foglia di Alemanno. Società della raccolta rifiuti che ha iscritto al bilancio 2010 un debito di oltre 620 milioni con le banche, di cui 220 da coprire entro 12 mesi. Il resto da qui al 2021, senza parlare che da pochi giorni al tavolo di lavoro la Morgante spiega sull'AMA abbiamo un extra costo di 53 milioni. Bisognerebbe avvertire l'assessore Morgante che c'è anche un altro problemino che si chiama biglietti clonati per un valore di circa 70 milioni di euro, visto che il sindaco Marino ha pressoché riconfermato tutti i dirigenti della vecchia amministrazione. La CEA ha 6.800 dipendenti, 435 in più del 2008. Qualcuno a San Domingo, dove ha sede la CEA Dominicana, qualche altro in Colombia, dove si trova il quartier generale di Acqua Azul Bogotà. L'azienda si è ricapitalizzata mettendo obbligazioni sul mercato borsistico per oltre 1 miliardo di euro, di cui 300 milioni sul mercato internazionale e 500 con un prestito che scadrà nel 2020, per il quale Acea deve pagare una cedola lorda annuale pari al 4,5%. Risorse per Roma ha l'impropaga 565 persone. Ben 338, cioè il 148% in più del 2008, un debito di 3 milioni di euro. Il centro agroalimentare di Roma ha un debito di 22 milioni di euro. Gli investimenti SPA per la realizzazione della nuova fiera di Roma, il debito di investimenti con le banche tocca oggi 180 milioni, derivanti dal fatto che nel 2005 ha stipulato un contratto di finanziamento con Medio Credito Centrale e Banca di Roma per 305 milioni che sono stati investiti appunto per costruire la nuova fiera. Per onorare il debito l'azienda è stata chiamata nel 2011 a pagare 2 rate semestrali da 6 milioni di euro, destinate a diminuire negli anni successivi per arrivare a saldare il debito solo nel 2027. L'utilizzo delle linee di credito ha obbligato Investimenti SPA a pagare nel 2010 oltre 5 milioni di euro di interessi passivi. Euro SPA, come comune, ha una partecipazione del 10%, che per cavalcare il sogno del nuovo centro congressi tra Nula di Fux, sapientemente spiegata prima dal nostro consigliere Rubaldo, ha aperto 4 linee di credito per un totale di 190 milioni di euro. Non è tutto, perché al fine di garantire la solvibilità con fondi banchi, dalle nostre basi, l'azienda ha concesso un'ipoteca sullo stesso centro congressi e su alcuni dei suoi immobili più prestigiosi, come l'archivio centrale dello Stato, il Palazzo dello Sport e il Palazzo dell'Urbanistica, per un valore di 380 milioni di euro. Questo è lo stato attuale del conto economico di Roma Capitale. Allora, noi vogliamo sapere che cosa ne pensa Marino nella realizzazione di un vero decentramento, assegnando il potere di spesa e un potere decisionale direttamente al nostro territorio. Vogliamo sapere che cosa ne pensa di tagliare la spesa improduttiva,
affitti per 105 milioni di euro, mentre le nostre proprietà giacciono abbandonate nell'indifferenza, tanto nei politici quanto negli uffici tecnici. Quanto dagli uffici tecnici. La chiusura delle società inutili e la stretta su aziende municipalizzate o partecipate. Un tetto agli stipendi dei manager, l'informatizzazione dei sistemi gestionali, mentre anche la nostra sede è senza il pianto audio nell'indifferenza generale di utilizzo del nostro residente. Revisione dei contratti di servizio, la multiservizi su tutte, sto esprimendo il mio attivismo anche nella commissione scuola, grazie alla disponibilità della collega Campanini, e sto vedendo cose veramente vergognose, tra cui anche l'assenza totale del Partito della Libertà, se si chiamerà ancora così, non lo sappiamo. Controllo capillare della spesa sociale indirizzata principalmente alle convenzioni con le società private. Chiudere con una gestione dei grandi appalti e valorizzare i piccoli investimenti sia nella manutenzione ordinaria che in quella straordinaria. Finirla con gli interventi in somma urgenza e specificità che sono il male assoluto delle spese che affronta l'amministrazione pubblica. Su tutto questo il Movimento 5 Stelle sarà contro loro, non farà sconti a nessuno, anche perché siamo noi oggi a rappresentare l'unica vera opposizione a questo sistema. Pensiamo sinceramente che il tempo dei politici in professione sia finito. Crediamo che il cittadino consapevolmente stia cominciando a chiedersi, anche grazie all'utilizzo della rete, il perché ancora possa dare fiducia a certa gente. Confidiamo nell'intelligenza collettiva e speriamo di poter portare alla luce tutte queste problematiche che piano piano stiamo cominciando a toccare con mano, al fine di poterle far vedere a tutti i cittadini e far capire loro che non siamo più in presenza di partiti politici, ma in presenza di organizzazioni economiche, speculative, che incidono profondamente sul nostro territorio, gestiscono la cosa pubblica come un affare privato e che non è possibile continuare in questo modo, anche perché i conti economici non si possono truccare all'infinito. Alla fine qualcuno ne chiederà il conto. Prima di questo sarebbe molto meglio se riusciste ad andarvene voi direttamente, però se non andrete via voi saremo noi a cacciarvi. Grazie Presidente.